Le piante da interno ci sono fedeli amiche in casa e in ufficio. Alcune, come la Dieffenbachia, i ficus e i cactus, hanno anche il potere di depurare l'aria degli ambienti attraverso le loro belle foglie o la chioma spinosa. Per mantenere le piante belle e sane è importante seguire alcuni consigli utili. 1. Dopo l'acquisto, rinvasate subito in un contenitore più grande con biglie d'argilla sul fondo, utilizzando terriccio per piante verdi. Dopo il trapianto, irrigate con delicatezza. 2. Mai lasciare una pianta con terriccio secco, ma neppure fradicio, con acqua stagnante nel sottovaso. Tastate con le dita il terreno e innaffiate quando lo sentite quasi asciutto. Svuotate il sottovaso se dopo mezz'ora l'acqua è ancora stagnante. 3. Vaporizzate spesso l'acqua sul fogliame per ridurre il rischio che i bordi delle foglie si secchino. Utilizzate acqua piovana se possibile, oppure acqua lasciata una notte nell'innaffiatoio per lasciare depositare parte del calcare presente. 4. Appoggiate i vasi su larghi sottovasi con biglie d'argilla espansa immerse in un velo d'acqua. Questo semplice trucco migliora il livello di umidità ambientale. 5. Concimate con un prodotto per piante verdi ogni 10-12 giorni da aprile a settembre e ogni 20 giorni da ottobre a marzo. Se impiegate i bastoncini di concime, sostituiteli ogni 20 giorni circa, mantenendo il terriccio umido. 6. Pulite regolarmente le foglie dalla polvere. Impiegate l'apposito lucidante protettivo solo su quelle con foglie lucide e coriacee, come il croton. 7. Scegliete piante adatte all'ambiente. Dove c'è poca luce, preferite ficus a foglia verde, anturio, pothos e sansevieria. Vi saranno compagne fedeli per molti anni.